Oggi vi parlerò di Vladimir di prima, le incompiute smorfie. Quando ho cominciato a leggere questo libro, devo dire di essere rimasta molto sorpresa. Non perché non pensassi che di prima fosse capace di scrivere così bene, ma perché scriveva ancora meglio di così bene. Scriveva in un modo che era quasi commovente. E per commovente intendo dire che mi sono a un certo punto dovuta fermare perché mi sono resa conto che stavamo parlando di reale poesia, quella con la P maiuscola. E Vladimir è veramente un grandissimo genio della scrittura. E mi dispiace che io non l'abbia ancora visto nel campo nazionale, se non addirittura internazionale. Magari una bella traduzione non sarebbe in grado di reggere e di rappresentare quelle che sono le sue arti, le sue capacità di esprimersi, però anche andare fuori dall'Italia potrebbe essere interessante.